Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronaca. Allora, tanti fatti, tante le storie di cronaca oggi in primo piano. Purtroppo, ancora una volta, vi dobbiamo aggiornare su casi, storie di donne, ragazze che vengono uccise dai loro uomini, dai loro fidanzati, dai mariti. Intanto un aggiornamento su un caso, era maggio del 2016, la ragazza si chiamava Sara di Pietrantonio e nella periferia di Roma fu ammazzata, accoltellata e poi bruciata dal fidanzato. Ieri nella sua requisitoria il pubblico ministero ha chiesto per lui l'ergastolo, la sentenza sarà il prossimo 5 maggio, ma ve lo dicevo, ci sono nuovi casi, uno, l'ultimo arriva da Pietra Ligure, una giovanissima, una ventenne, uccisa, accoltellata dal fidanzato che ha confessato. Iniziamo. Quattro giovani nei loro 20 anni, il più vecchio ne ha 25, dalla Liguria alla Campania. Due fatti di cronaca, due delitti rusticani, si sarebbe detto molti anni fa. Al centro della vita e della morte di questi ragazzi è la gelosia. Sarebbe proprio il conflitto emotivo la molla che ha spinto ieri sera Alessio Burastero, 20 anni, ad uccidere qui in questa palazzina di Pietra Ligure nel Savonese, con un coltello da cucina, l'ex fidanzata Janira D'Amato, 21 anni, un diploma all'Istituto Alberghiero, la prospettiva di uno stage di lavoro su una nave da crociera. Lei lo aveva lasciato, lui non aveva accettato quella rottura e non voleva che lei con quell'ingaggio salisse a bordo anche di una nuova vita, con una promessa di lavoro che garantirebbe a una ragazza quello che fa più paura che a possessivo, l'indipendenza. Una disperazione risolta a coltellate, la fuga a casa di una parente che l'ha convinto a confessare tutto ai carabinieri. Una storia d'amore condivisa sulle pagine dei social network, le iniziali scritte col pennarello sul motorino, un cuore, ma ora sulla pagina di Alessio Burastero e su quella della vittima, sotto le fotografie che cercano di raccontare i gusti e le passioni di due ragazze di appena 20 anni. I commenti sono un elenco di insulti violenti, urla scritte, le più pacate si limitano al termine assassino. Come a Pietra Ligure, anche ad Agropoli, nel Salernitano, sono stati i carabinieri a comporre la storia della morte di Marco Borrelli, 20 anni, ritrovato ucciso con una coltellata alla gola ai bordi di questa strada. Non era rientrato a casa giovedì sera, ieri la scoperta del suo corpo, le domande degli investigatori e familiari, alla nuova fidanzata e agli amici. La sua ragazza aveva lasciato per lui un giovane di 25 anni, Mrabet Netzer. Scrive ora alla stampa cilentina che la sua nascita nel 92 era stata celebrata come un evento. Lui, figlio della nuova Italia, che conosceva l'immigrazione, padre muratore tunisino, madre italiana. Ma 25 anni dopo, quella storia che doveva essere nuova si è scontrata con un conflitto vecchio, la gelosia, che lo ha spinto ad affrontare coltello in mano quello che considerava un rivale in amore, un ragazzo di appena 20 anni. E allora ancora casi, storie che vedono protagoniste delle giovani, delle giovanissime ragazze che vivono nel nostro paese ma che spesso crescono in famiglie, in contesti culturali diversi dal nostro. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i casi di Pavia, il caso di Bologna. In quelle vicende sono intervenuti i tribunali per i minori. Anche in questa storia che arriva dalla periferia di Torino, la protagonista è una giovane, una 14enne, cresciuta in Italia appunto, ma di origine egiziana. Lei aveva un destino segnato, lo ha denunciato in qualche modo e anche qui è intervenuto il tribunale dei minori. Sentite questa storia. È davanti a questa funzionaria della polizia del commissariato del quartiere Barriera di Milano a Torino che una ragazzina egiziana di 15 anni ha trovato il coraggio di raccontare l'inferno che stava vivendo a casa, promessa sposa a un uomo sconosciuto, più vecchio di lei di 10 anni. La presenza dell'insegnante, la bambina in lacrime, ci ha raccontato la sua storia. In effetti la famiglia aveva già organizzato per di lì a 3 o 4 giorni la cerimonia di fidanzamento. La bambina assolutamente era contraria a questa cosa e poiché aveva manifestato il suo dissenso, la mamma le aveva detto che se non accettava questa cosa sarebbe stata portata in Egitto e affidata alla famiglia del futuro sposo. La bambina vive con la sua famiglia in questa zona multietnica alla periferia della città. È arrivata a tagliare
tagliarsi i polsi per dimostrare il suo dissenso ai genitori. Frequenta il primo anno di un istituto superiore, ci tiene molto. A scuola tutti bei voti, ha spiegato il preside alla polizia. Ad aiutarla è stata un'amica italiana, con lei si era confidata ed è stata l'amica a convincerla a chiamare il 114, il numero del servizio emergenza infanzia. Sono intervenuti comune e tribunale dei minori. In pochi giorni la ragazzina è stata allontanata dalla famiglia, messa in una comunità protetta da cui ogni giorno viene accompagnata a scuola. I poliziotti che l'hanno rivista dicono che ora è serena. Pochi giorni fa altri due casi che sembrano simili. A Pavia una ragazzina marocchina di 16 anni aveva denunciato la famiglia per maltrattamenti. Era finita in ospedale per le contusioni. Padre, madre, fratello l'avrebbero picchiata e anche frustata, dice lei, perché vestiva l'occidentale. Il tribunale dei minori l'ha allontanata provvisoriamente da casa. Lo stesso provvedimento preso a Bologna per una ragazzina di terza media. Si era presentata a scuola con la testa rasata. Una punizione della madre, aveva spiegato, perché lei non voleva indossare il velo. La comunità islamica aveva preso le distanze, i precetti religiosi rientrano in una libera scelta della persona, nessuno può imporli. Allora, ancora un intervento del tribunale, ma è una vicenda di tutt'altro tipo. Parliamo di quella guerra infinita tra i taxi, le auto bianche e Uber, le proteste dei giorni scorsi ve le abbiamo raccontate. Adesso il Tribunale di Roma ha deciso di sospendere Uber Black, che è quella applicazione tramite smartphone per chiamare un autista privato, perché concorrenza sleale, hanno detto i giudici. 10 giorni per fermare il servizio, per impedire alle berline nere di Uber Black di continuare a trasportare passeggeri muniti di applicazione sul proprio telefonino. È il succo della sentenza della nona sezione del Tribunale di Roma, che ha accolto il ricorso presentato da diverse associazioni sindacali di tassisti e di noleggio con conducente, e ha imposto la chiusura di questo settore dell'azienda californiana in Italia. Una decisione che arriva dopo giorni infuocati di proteste proprio da parte degli stessi tassisti, che chiedevano norme più puntuali per un settore che soprattutto le innovazioni tecnologiche hanno reso più difficile da regolamentare. Dopo una settimana di sciopero e una manifestazione sotto il Ministero delle Infrastrutture, lo stesso titolare del Dicastero Graziano Del Rio aveva promesso una legge per uscire dalle polemiche create dalle proteste nate dopo il mille proroghe, una legge che a questo punto non potrà non tenere conto delle sentenze dei tribunali. La prima, arrivata 2 anni fa a Milano e confermata nelle scorse settimane al Tribunale di Torino, aveva messo fuori gioco Uber Pop, il servizio di conducenti privati che offrivano passaggi a pagamento tramite internet. Ora il Tribunale di Roma invece stabilito che anche Uber Black, l'applicazione che coinvolge autisti dotati di regolare licenza a Roma e Milano, non può essere usato in Italia. Il motivo principale risiede in quella che lo stesso giudice definisce una concorrenza sleale a taxi ed NCC, causata dalla possibilità di far fluttuare le tariffe secondo le richieste del mercato e dal mancato obbligo di rientro nella rimessa di appartenenza a fine servizio che la legge riserva ai taxi. Uber ha adesso 10 giorni di tempo per presentare appello e chiedere la sospensione del dispositivo in attesa della sentenza di secondo grado, altrimenti dovrà chiudere entro il 17 aprile pagando 10.000 euro di multa per ogni giorno in cui ritarderà il fermo del servizio. A protestare, oltre alla stessa Uber, che annuncia il ricorso e chiede l'intervento del governo per una sentenza che va contro il decreto mille proroghe e la normativa europea, sono anche alcune associazioni di consumatori. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ai decreti attuativi sulla buona scuola. Cosa vuol dire? Vuol dire l'introduzione di novità che riguardano proprio il mondo della scuola, che riguardano per esempio gli insegnanti, una nuova maturità dal 2019, ma anche novità per i bambini, anche quelli molto piccoli, e per i disabili. Ci sono anche delle polemiche, insomma, sentiamo le novità. La riforma bis della buona scuola arriva al traguardo con nuove regole e novità importanti. Le principali riguardano gli esami di maturità dell'anno scolastico 2018-2019. Dunque a giugno si svolgeranno per l'ultima volta con le vecchie modalità. Sarà abolito il quizzone e le prove scritte da 3 scendono a 2. Resta invariata la prova orale. Per poter accedere all'esame ci sarà bisogno della sufficienza piena in tutte le materie. Nel caso di una sola insufficienza aspetterà ai docenti decidere sull'ammissione. Ma questa non deve essere incondotta. Prima dell'esame bisognerà svolgere l'alternanza scuola-lavoro. Arriveranno invece già dal prossimo anno le novità per gli esami della terza media. Saranno 3 e non più 6 le prove scritte, una prova orale. Verranno cancellati la tesina, la prova concettuale e la prova in valsi, che continuerà a svolgersi ma non sarà più condizione per essere ammessi.
Tra le altre novità importanti, lo stanziamento di 30 milioni per le borse di studio degli alunni degli ultimi due anni delle scuole superiori. Niente tasse per gli studenti di quarta e quinta superiore. In seconda e in prima erano già esonerati. I contributi restano solo in terza. Saranno rivisti dall'anno prossimo anche i percorsi delle scuole professionali, potenziate le attività di laboratorio e gli indirizzi diventeranno 11, mentre oggi sono solo 6. Per il biennio 2017-2018 sono previste 20.000 assunzioni. A questo proposito, ecco le nuove regole per l'assegnazione delle cattedre. Oggi, dopo la laurea, occorre abilitarsi con il TFA, il tirocinio formativo attivo, un'abilitazione che permette di fare le supplenze. Per il ruolo bisogna superare un concorso. Con la riforma, invece, chi vincerà il concorso si inserirà subito in un percorso di formazione che dura 3 anni, regolarmente retribuito. I primi 2 prevedono già l'insegnamento, alla fine del 3° vi sarà l'assunzione a tempo indeterminato. Un cambiamento storico, ha detto la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, un'iniezione di qualità. Prima di entrare in vigore, la legge di riforma dovrà essere esaminata dal Ministero delle Finanze e firmata dal Presidente della Repubblica. E adesso siamo al calcio, attenzione per la Juventus che oggi affronta il Chievo in campionato e martedì la sfida di Champions. Se c'è una certezza per la Juventus è quella del suo allenatore, che rimango al 100% addetto Allegri, e se resta Allegri c'è chi invece se ne va come Spalletti, insomma è già Toto allenatori. Juve, Roma e Napoli, Allegri, Spalletti e Sarri, 3 toscani sotto i riflettori del mercato allenatori. Il Toto allenatori è cominciato, le chiamano sliding door, chi entra e chi esce, porte scorrevoli, facili da usare ma pericolose, basta poco per ritrovarsi senza panchina. Al momento l'unica certezza è la partenza di Spalletti dal club giallorosso. Il tecnico aveva espresso e poi ribadito con forza il suo modesto e insindacabile pensiero. Se non vinco, vado via. Sono io che decido, ha ribadito questa settimana. La destinazione non è stata ancora dichiarata, ma la convivenza con l'ambiente romano è arrivata al capolinea. A Trigoria hanno tentato di farlo ragionare, spiegando che anche un secondo posto può essere considerato una vittoria. Ma non c'è stato nulla da fare. Spalletti vuole andare via. La situazione è irrecuperabile. Il difficile rapporto con Totti e le voci di un suo contatto con la Juventus hanno velocizzato la fine dell'avventura. Era tornato alla Roma poco più di un anno fa, il 14 gennaio 2016. Per il dopo Spalletti, il presidente Pallotta vuole ancora un tecnico italiano, niente Emery e niente Sampaoli. In cima ai desideri c'è Maurizio Sarri, ma per liberarlo De Laurentiis ha fissato una clausola di rescissione di 8 milioni. Unica possibilità quindi quella del divorzio consensuale, difficile. A Roma piacciono anche Mancini e Montella, entrambi amici dichiarati di Totti. L'aeroplanino ha rilasciato proprio questa mattina una dichiarazione di intenti quasi a stimolare una mossa del nuovo management del Milan. Se ci sono le condizioni, ha detto Montella, sarei strafelice di restare, ma non so cosa pensa la nuova proprietà. Ieri invece Max Allegri ha detto che rimarrà la Juve al 100%. La sua sicurezza è un messaggio per tutta la squadra che deve affrontare un impegnativo finale di stagione che può stravolgere tutto in un senso o nell'altro, a cominciare dall'impegno di Champions con il Barcellona. Se Allegri rimarrà la Juventus sarebbe la sua 4ª stagione consecutiva con i bianconeri. Non accadeva da 20 anni, dal primo Marcello Lippi, 1994-99. E allora noi ci fermiamo qui, sono le 14:13, l'informazione torna questa sera alle 20 con il telegiornale TG Cronache e domani dopo il TG delle 13:30. Buona giornata.